Domenica 4 agosto mia suocera è stata ricoverata, presa con l'ambulanza dalla mia abitazione, portata in pronto soccorso, malata oncologica, messa in codice giallo, con dolori addominali raddolorante, è rimasta lì sicuramente fino alle 9 di sera perché io ero andato per dargli un farmaco e quindi fino alle 9 di sera sicuramente stava ancora lì nel triage zona gialla, per poi la situazione più avanti si era aggravata per poi passare in codice rosso e nella notte poi del 5, che erano le 2 meno un quarto, è deceduta, mi hanno chiamato che poi è deceduta. Presto per giudicare e per dire cosa sia accaduto al pronto soccorso a Maria Teresa, la suocera di Christian. Adesso aspettiamo la cartella clinica, l'accesso in pronto soccorso. È una delle tante storie, forse la più drammatica, di tanti cittadini che hanno avuto a che fare con il pronto soccorso del Santo Spirito, denunciandone i disservizi, testimonianze e racconti ancora una volta raccolti questa mattina e amplificati da Domenico Pettinari, presidente del Movimento Pettinari per l'Abruzzo. E a nulla valgono i palliativi, gli annunci spot degli ultimi giorni, che sono solo una goccia nel mare. Qui a regime servirebbero almeno 60 unità in più di personale sanitario tra medici, infermieri e operatori sociosanitari e 60 posti letto in più. Continuiamo ancora a segnalare il declassamento della medicina territoriale. Ecco, i codici verdi e i codici bianchi, i cosiddetti accessi inappropriati, non dovrebbero entrare in pronto soccorso, ma dovrebbero essere serviti dalla medicina territoriale. Eppure gli ospedali minori, Penne e Popoli, denuncia Pettinari, vengono continuamente depotenziati. Per risolvere alla radice il problema, per Pettinari la soluzione è una sola. Quindi la nostra richiesta oggi al presidente di regione che programma la sanità, ma soprattutto al sindaco di Pescara, che è presidente del collegio ristretto dei sindaci, che ha un potere di indirizzo nei confronti della regione: elevare subito, immediatamente, l'ospedale di Pescara a DEA di secondo livello per risolvere i grandi problemi della nostra sanità. Loro governano nazione, regione e comune, quindi il sindaco può battere, deve battere i pugni sul tavolo e pretendere che la regione Abruzzo riqualifichi l'ospedale di Pescara e tutta la sanità della provincia di Pescara.